Ciao a tutti amici e amiche rider e benvenuti in questo nuovissimo video. Mi avete visto parlare del mio vecchio casco, vi ho messo un piccolo spoiler nel vecchio video di settimana scorsa, ma finalmente ci siamo. Eccolo qui, il mio nuovissimo casco. Sono emozionatissimo, in realtà è uno spoiler e l'avete visto anche su Instagram, ma chi non mi segue su Instagram sicuramente ancora non lo ha visto. Che casco è, perché l'ho scelto e molto altro in questo video, che vi ricordo non è la recensione, perché per la recensione ho bisogno di provarlo davvero per molti più chilometri. Non sono un esperto di caschi, però ne ho provati un po' prima di scegliere lui, ne ho guardati tantissimi altri e alla fine la scelta è ricaduta su lui, perché effettivamente ha tutto quello che io stavo cercando. Ma prima di tutto iniziamo dalla confezioni. In confezione c'è ovviamente il casco, il pinlock e questa bella sacca che è davvero fatta molto bene e ha gli interni antigraffio. Conservate le sacche perché è il modo migliore per conservare i vostri caschi d'inverno oppure quando non li state utilizzando. Guardate quanto è bello, versione XL, versione carbon. Lo volevo esattamente così, volevo un casco con calotta in fibre di carbonio, non che mi interessasse per quanto riguarda il fattore protezione, perché poi avere la calotta in fibra di vetro o in fibra di carbonio, in realtà la protezione una volta che il casco è omologato quella è, ma mi interessava anche perché volevo un casco così, completamente nero con questa finitura carbonio che secondo me è davvero davvero molto accattivante. E il modello è l'HJC Arfa 70, è il casco sport touring, il casco per fare turismo dell'azienda. E perché l'ho scelto? Beh, iniziamo prima di tutto a vedere come è fatto. Deriva direttamente dall'Arfa 11, che però è un casco sportivo. I caschi sportivi rinunciano a tante piccole cose che però nell'uso quotidiano, per chi fa chilometri, per chi fa turismo, sono fin troppo comode. Cosa sono questi elementi? Prese d'aria regolabili, oppure visierino parasole, e soprattutto a volte rinunciano anche agli slot per l'interfono, perché ovvio in pista mica ti serve l'interfono, mentre questo qui ha tutti questi elementi. Ma come i migliori caschi da pista, non rinuncia anche al cinturino a doppia D, che era una cosa che io volevo. Ormai mi sono abituato al cinturino a doppia D, lo reputo non solo più sicuro da un punto di vista proprio della sicurezza, ma anche migliore da regolare, perché col cinturino a doppia D voi potete stringere il casco tanto quanto basta per avere un fit perfetto, e quindi il casco non sarà mai un po' morbido o troppo stretto, come avviene per esempio con la micrometrica. Poi io ho un testone bello largo. Arriviamo poi al peso: 1400 grammi, in particolare 1408 grammi. Nella versione XL io purtroppo c'ho il capoccione, per cui diciamo che non è il casco più leggero in assoluto. Ci sono caschi che sono più leggeri, come quello che ho preso alla mia ragazza, ma vi faccio indovinare, vi lascio un po' nel dubbio qui sotto nei commenti, però comunque è abbastanza leggero quando lo indossate. Per quanto riguarda il peso del casco, non vi limitate mai al puro fattore peso, ovvero quello che viene indicato. Perché? Perché il casco ha una sua aerodinamica, e l'aerodinamica dei caschi touring è fatta in particolar modo, ma anche quello dei caschi da pista, è fatto in modo che il casco, man mano che voi prendete velocità, pesi sempre di meno. È ovvio, se siete fermi il peso lo sentite, ma ad una determinata velocità l'aria fa sì che l'aria che scorre tra gli inserti e tutte le prese d'aria fa sì di sollevare il casco, e quindi il peso poi diventa quasi nullo. Per quello il peso è sì un fattore importante, ma comunque 100 grammi in più e in meno non vi cambiano sicuramente la vita. È molto più importante avere un'ottima aerodinamica per due fattori: il primo, questo che vi ho appena detto, quindi il fattore peso, l'aria prende il casco e lo solleva; il secondo è un fattore di comfort. Perché? Perché una migliore aerodinamica significa avere un casco più silenzioso. Quando l'aria impatta sulle superfici crea delle turbolenze, quindi avere un casco curato aerodinamicamente come questo Arfa 70 vi permette di non sentire assolutamente niente, e vi posso assicurare che questo è uno dei caschi più silenziosi che io abbia mai provato. E ripeto, ne ho provati un po' prima di dire questa cosa. Con questo qui
fino a velocità elevate, anche più alte di 130, voi comunque riuscite ad ascoltare musica con l'interfono, riuscite a parlare, riuscite a effettuare chiamate, quindi davvero tantissima roba. Io ho la moto che è molto forte come rumore di scarico, quando metto questo casco è magari ascolto della musica, quasi non sento lo scarico, giusto per farvi capire quanto isola questo casco. Lato comfort, devo dire che non c'è davvero nulla da infidiare. Difettucci? Beh, le prese d'aria sono in plastica lucida e si graffiano con una facilità inaudita, ma per quanto riguarda la calotta non c'è davvero alcun pericolo. Nella confezione c'è la visiera che è bellissima perché non solo permette le mezze regolazioni e a scatti per tutta la corsa, ma si aggancia col click qui nella parte anteriore, quindi esattamente come fanno i piloti di MotoGP. Per quanto riguarda le prese d'aria ne abbiamo ben tre caratteristiche che hanno in ben pochi caschi, la maggior parte si limita a due: una nella parte qui inferiore che porta aria nella parte in basso nella bocca, quindi d'estate quando c'è molto caldo questa parte qua vi rimane fresca, ed è la cosa bella di questo casco è che la portata d'aria si sente poi all'interno, ma non dà fastidio perché non crea rumori interni, quindi questo per farvi capire quanto sia curata l'aerodinamica. Dicevo, la presa d'aria più bassa, questa griglia si comanda con un tasto all'interno della mentoniera. Ecco, questa forse è una cosa un po' scomoda perché potete regolarla praticamente solo quando togliete il casco o senza guanti, altrimenti rischia di non entrarci. Dopodiché c'è questa presa d'aria qui, che è quella che si occupa di non far appannare praticamente la visiera, quindi doppia apertura, aperta o chiusa, non c'è la mezza regolazione. Dopodiché c'è la presa d'aria superiore, questa si regola su tre posizioni, quindi chiuso, semi aperta e completamente aperta, tra l'altro si alza man mano che la regolate. Dopodiché c'è la possibilità di escludere l'estrazione posteriore oppure chiuderla. E questa è un'altra possibilità che torna comoda però d'inverno o comunque quando inizia a fare fresco, perché così l'interno del casco non si raffredda eccessivamente andando ad espellere l'aria calda, ed è una cosa molto carina. Mi sono piaciuti tantissimo i dettagli perché ci sono questi estrattori, questi nella parte alta, è tutto davvero ben rifinito e ben curato. Nella parte inferiore poi è impossibile non notare i due gancetti per l'estrazione, erano una cosa che nel nuovo casco volevo e che nel mio vecchio casco non c'erano, e che effettivamente se uno cade permette al personale sanitario di agire con maggiore tempestività senza arrecare danni. Non mi è piaciuta invece il frangivento per quanto riguarda il mento, in quanto si attacca con il velcro. Però io infatti l'ho tolto, non lo vedete qui, ma è incluso quando acquistate il casco, però il problema è che è molto profondo, arriva più o meno a questa altezza qui, e mettendo e togliendo il casco il velcro si smolla e si riaggancia sempre, e quindi secondo me poi si rischia di perderlo se lo si usa. Per quanto riguarda gli interni, anche qui davvero tantissima attenzione. C'è una particolare copertura che permette di avere un'ottima regolazione. Il casco è quasi duro da infilare, adesso poi vedremo la prova comfort, è quasi duro da mettere sulla testa, però poi una volta che lo avete indossato è davvero perfetto, leggero, comodo. L'ho usato per un paio di giri da 600 km ciascuno, a fine giornata non avevo assolutamente alcuna zona della testa su cui aveva premuto il casco che mi facesse male, quindi davvero ottima cura. Bello anche questo trama a contrasto antiscivolo, vi permette di appoggiare il casco sulla sella senza che questo scivoli. Non solo, all'interno c'è tantissima cura per chi volesse montare gli interfoni. Non solo, c'è anche il vano batteria per poter collegare l'interfono proprietario di HGC. Io personalmente ho montato un Sena 30K senza alcuna difficoltà, e la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che nella parte anteriore sulla mentoniera c'è proprio il vano per installare non solo il microfono dell'interfono ma anche per far passare il cavo, e questa insenatura per sistemare i cavi c'è anche per quanto riguarda le cuffie. Gli interni sono ovviamente lavabili, ben imbottiti, l'imbonditura è sostenuta ma morbida e offre un ottimo comfort, e si può togliere e installare facilmente. È molto simile al mio casco BMW
per quanto riguarda l'attaccatura è davvero ottima. Per quanto riguarda invece la visiera, ecco un'altra cosa, garantisce una buona apertura e quindi un'ottima visibilità anche lateralmente, ma soprattutto è facile da togliere. Ha questo meccanismo a grilletto per cui voi tenete qua e la visiera si sgancia, cosa che voleva perché ovviamente questa caratteristica permette di pulire la visiera e quindi effettuare manutenzione in maniera ottimale e molto semplice. Per sfizio ho comprato anche la visiera scura, anche se purtroppo non è utilizzabile per strada, però alla scimmia non si comanda. Ecco, vi dicevo, il viserino parasole scende molto, rimane ovviamente un po' di distanza rispetto alla base, però riesce a schermare molto bene i raggi del sole e comunque vi dà un'ottima visibilità. Non siete mai infastiditi dalle penetrazioni della luce del sole nella parte inferiore. Forse il meccanismo è un po' particolare perché vedete qui sotto è a scatto, quindi voi quando tirate su la visiera dovete assicurarvi di metterla nella posizione e poi fare questo scatto in modo che la visiera rimanga bloccata su, altrimenti magari con un dosso potrebbe scendere se non la bloccate, però insomma questione di abitudine. Un casco davvero molto bello. Altra cosa che mi piace tantissimo è che non c'è un branding pazzesco. Di solito nelle colorazioni abbiamo scritte, marche, eccetera eccetera, mentre qui abbiamo solamente il logo HJC incollato qui nella parte anteriore, ma tra l'altro credo che si possa anche rimuovere perché è incollato con un adesivo, e poi c'è la lettera R che contraddistingue appunto il branding di questo casco, ma anch'essa è installata con un adesivo, anche se non la tolgo perché questo è un adesivo catarifrangente, per cui di notte se una macchina mi arriva dietro mi vede, questa lettera rifrange appunto la luce della macchina, e ovviamente nella confezione ci sono anche tutti gli adesivi catarifrangenti. Bom, vi ho parlato abbastanza, credo, ve lo faccio vedere indossato in modo che possiate capire come ci si sente. Vedete, è davvero comodissimo, è davvero comodissimo, ha un comfort pazzesco e mi piace tantissimo perché questa ha un look che è aggressivo, che è molto simile a quello dei caschi da pista. Ecco, vedete, tra l'altro il cinturino è davvero larghissimo, per cui potete regolarlo come meglio credete. Vi dicevo, ha un look che assomiglia molto a quello da pista, quindi spigoloso, aggressivo, ma che poi nell'utilizzo quotidiano si rivela essere davvero molto molto silenzioso, ed è una cosa spettacolare. Vi porterò poi una recensione magari il prossimo anno a fine stagione, dopo averlo usato ampiamente per un anno. Per questo video è davvero tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo casco, vi lascio il link qui sotto nella descrizione se volete guardarlo e volete comprarlo. Purtroppo ecco il lato negativo è che costicchia un po', siamo oltre i 500 euro per questa versione carbon, che però è un'esclusiva del 2020 e quindi è l'ultimo modello, e a noi motociclisti quando ci viene la scimmia che fa, gli diciamo di no? Assolutamente no. Per questo video è davvero tutto, fatemi sapere voi cosa pensate di questo nuovo casco, e prossima settimana vi presento invece il casco della Zavorrina, vediamo se indovinate qui sotto nei commenti. Ciao!